E beh, tutti ragazzi, sono Gilbert, sono qui oggi, raga, perché sono riuscito a trovare, navigando un po' sul web, le nuove skin che arriveranno da adesso fino alle prossime 2 settimane, in teoria, ma potrebbe esserci delle variazioni, quindi non sono sicuro. Comunque, raga, prima di mostrarvele, ringrazio solo 2 persone che mi hanno o seguito o messo like su Instagram, vediamo un po' chi sono. Sono, allora, HDLeo, che ha messo mi piace, e Gabriele Nostra che ha iniziato a seguirmi. Ora che abbiamo salutato quelli che hanno iniziato a seguirmi su Instagram o quelli che mi hanno messo like su Instagram, direi che possiamo iniziare con le skin che io ho qua davanti al telefono, ma che vi mostrerò qua in sovrimpressione, così lo potete vedere benissimo anche voi. Iniziamo subito con quella che sarà la Road Trip, ovvero la skin che si otterrà completando 7 settimane di sfide, non per forza le prime 7, ma potete completarla anche, per esempio, tipo dalla 1 alla 6 e poi l'ottava, per dire, basta che ne completate 7 in totale. È una skin che, boh, non mi fa impazzire. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. È una skin che, boh, deve essere per forza accompagnata da un bel backpack, perché sennò, secondo me, perde di valore. Ad esempio, delle ali, per esempio, possono starci bene. Raga, cliccate 12 skin, tra cui il pack da 5 euro che troveremo nel negozio, non so, comunque a breve, fatto con questa skin qua, che è reputo abbastanza bruttina. Il backpack è bruttino, cioè abbastanza brutto, però. Oh, ragazzi, sono pareri personali, quindi magari a qualcuno di voi può piacere. Fatemi sapere questo nei commenti, perché così ci confrontiamo e vediamo a chi piace e a chi no. Oltre a questa skin qua, raga, premetto che non so come usciranno in ordine, cioè con quale ordine usciranno. Comunque usciranno entro le prossime 2 settimane, quindi se volete shoppare una di queste skin qua, basta semplicemente che controllate lo shop tutti i giorni e uscirà entro le 2 settimane, mi pare. Oltre a questa skin qua del pack da 5 euro, sono uscite altre 3 skin, che sono due sullo stile degli hippie, quindi anni 70, anni 70-80, che reputo abbastanza bruttine, se non penso in correlazione con le skin che sono uscite le scorse 2 settimane qua, le scorse 2 settimane degli anni 90, quelle dance che ci stavano, però non mi facevano impazzire. Una skin che uscirà veramente bellissima, penso sia la donna del corvo, che ha delle ottime, ottime ali che potrebbero sostituire le ali del Cupido, che sono veramente carine. Però, raga, non so se stiano effettivamente bene con tutte le skin, perché sono un blu acceso e fatte di piume, quindi potrebbero essere fuori luogo su alcune skin. Secondo me, tipo sul Bright Bomber, potrebbero star bene, visto che si riprende il colore e si intonano. Quindi ci sta. Comunque, come skin, penso sia un'ottima skin. Direi che possiamo partire con i voti. Facciamo così, diamo un voto alle skin. Ah, direi che la skin del pack da 5 euro io la valuterei un 5,5, perché non mi fa impazzire. Le due skin anni 70-80, direi che un 6 solo meritano. La skin invece, quella del corvo donna, penso sia per me un bel 8 solo merita, è una bella bella skin. Oltre a queste 4 qua sono state leakate altre 4, che sono, penso, sullo stile del Wukong, perché, allora, due sono sullo stile del Wukong perché riprendono un po' lo stile cinese, però questa volta sono blu e sono una donna e un uomo. Come skin mi piacciono molto, soprattutto la donna, l'uomo non mi fa impazzire, però penso che un bel 6-6,5 se lo meriti, mentre la donna per me è un bel 8-8,5, perché a me piacciono tantissimo le cose cinesi e penso siano devastanti. Poi, oltre a queste due skin qua, sono state riprese anche due skin prese dal set, penso, motociclisti o robe del genere, visto che questa season qua ha molte skin riguardo a motociclismo e robe del genere, che sono due skin che non mi piacciono assolutamente, soprattutto l'uomo trovo sia orrenda come skin, penso non valga nemmeno un 4, la trovo bruttissima, mentre la donna accompagnata con delle ali, per esempio, può sembrare carina, là. Non bellissima, però carina. Poi è uscita una skin che è presa, penso, da Salva al Mondo. Non ce l'ho, ma penso, mi sembra di averla già vista. Molto simile su Salva al Mondo. È una skin col cappuccio, molto carina, trovo. Secondo me anche questa, essendo la skin magra, accompagnata con le ali, viene tipo il
top, raga, veramente bellissima. Poi ci sono due skin oltre a questa che non mi fanno impazzire, che sono delle skin abbastanza base, perché sono nulla di eccezionale, nulla di particolare, ma che possono magari interessare a qualcuno, visto che nelle lobby puoi trovare qualsiasi tipo di skin, allora a qualcuno piaceranno sicuro. Comunque penso non valgano nemmeno un 5, mentre quella skin di prima che vi ho detto del nero che ho trovato su, che penso ci sia anche su Salva al Mondo, penso che questa skin qua un bel 7 se lo meriti. Queste due skin qua veramente io non le valuto nemmeno un 5, raga, per me non è nemmeno 5. Proprio quelle skin che dici ok, ma non le prendo. Nulla raga, fatemi sapere se volete anche il video in cui vi mostro i backpack e i picconi. Non vorrei farlo troppo lungo questo video, quindi se volete backpack, picconi e anche deltaplani, se lo volete lasciate un bel like, cerchiamo di arrivare a, facciamo 60. E nulla raga, direi che ci possiamo lasciare, ci becchiamo direttamente in un prossimo video.